Buonasera, sono Vito Mundo, studente dell'ITIS Alessandro Volta di Bitonto, classe quinta BE. Questo è il progetto Il Volta Oggi, un progetto per l'istituto. Oggi intervistiamo Cicutella Vincenzo, diplomato come perito industriale del nostro istituto, Voltianico. Incominciamo con l'intervista. Salve. Nome? Cicutella Vincenzo. Dove ti sei diplomato? Sono diplomato nell'istituto tecnico industriale Alessandro Volta di Bitonto. Specializzazione? Elettronica e telecomunicazione. In che anno? Nell'anno scolastico 2009-2010. Sei iscritto all'università? Sì. Che facoltà? Ingegneria elettrica. Rispetto agli altri studenti del tuo corso di laurea provenienti da altre scuole, hai incontrato le loro stesse difficoltà? No, perché comunque gli argomenti affrontati durante gli anni scolastici sono stati molto più vari e più approfonditi rispetto a quelli affrontati da altre scuole. Hai superato già qualche esame? Sì, ho superato due esami su quattro che erano previsti. Stai affrontando gli studi universitari. Che giudizio daresti alla preparazione che ti ha offerto l'ITIS Alessandro Volta, la scuola dove ti sei diplomato? È una preparazione più che buona, cioè già dal primo anno di università, che è quello che sto affrontando, già si vedono le differenze tra gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Bitonto e quelli di altre scuole che diciamo non hanno alcune lacune, specialmente la parte del programma di matematica, geometria e altre materie diciamo analitiche. Ok, in questo periodo hai ricevuto qualche proposta lavorativa? Sì, ho ricevuto un paio di proposte lavorative che riguardavano aziende che realizzavano montaggi di circuiti elettronici, però solo diciamo offerte a periodo determinato, però niente di particolare. Ok, ti ringrazio, sei stato molto gentile. Il Volta Oggi, un progetto per l'istituto, è tutto. A voi la linea.